Molti degli incidenti non avvengono solamente per una cattiva respirazione preapnea, ma avvengono per una cattiva gestione respiratoria post-apnea. Diciamo che in tanti anni di attività agonistica la mia crescita non è stata sempre rose e fiori. L'agonismo mi ha forgiato con splendide vittorie, ma anche con strepitose sconfitte. E sono proprio quelle che ti fanno crescere per andare avanti. Second place and silver medal, Michele Giurgola, Italy, Italia. Primo posto, medaglia d'oro, campione del mondo. First place, gold medal and world champion, Michele Giurgola, Italy, Italia. Ricordo con piacere un bel po' di anni fa, quando chiusi per la prima volta i 188 metri in dinamica e fu un record italiano, solamente che lo chiusi con una bellissima samba, che si fa per dire bellissima chiaramente. La samba è uno stato che possiamo identificarlo come pre-perdita di coscienza. Avviene perché il livello d'ossigeno è troppo basso e quello dell'anidride carbonica è troppo alto. Quindi il nostro corpo riceve delle contrazioni muscolari involontarie. Il rischio successivo è quello del blackout, quindi la perdita di coscienza. Per fortuna il protocollo fu corretto. Era la prima volta che sentivo il mio corpo muoversi con delle convulsioni strane, con un respiro affannoso, quindi comunque sì, fu un record italiano con una grossa delusione di un'uscita non bella. Ricordo con piacere quel giorno perché ci stava davanti a me un grande uomo, un uomo di mare, Mimmo Blanda, e mi disse: ehi Michele, guarda che non hai fatto un'uscita corretta da questa prestazione, così facendo continui a fare apnea. Invece ti dico come devi fare per permettere subito di attivare gli scambi alveolari. Quindi all'uscita devi buttare un pochino d'aria, diciamo un quarto, e inspiri, fai un secondo, due secondi di apnea, trattieni quindi, rifai la stessa identica operazione per due o tre volte. E in questo modo praticamente tu fai un protocollo di uscita corretto. Quell'occasione io memorizzai questo protocollo di uscita e la settimana successiva iniziai la mia performance verso i 200 metri. All'uscita iniziai questo protocollo. Tranquillo, fresco, una rosa. Ecco, scusate le immagini che sono un po' così, diciamo, bruttine, ma quel video fu realizzato con uno dei primi Nokia con fotocamera, però si può ben vedere l'uscita pulitissima. Da quel giorno ho sempre adottato quella respirazione post apnea in tutte le occasioni, in dinamica, in mare, in profondità, qualsiasi situazione. Il mio protocollo è sempre quello, non cambia mai. 1, 2, 3, 4,
5. Come riuscire a memorizzare il protocollo? Semplicissimo, realizzarlo in piscina, sulle ripetute. Uno dei punti importanti e fondamentali è quello dell'utilizzo del boccaglio. Durante la risalita i nostri polmoni si espandono. Evito l'espulsione aria, inspirando l'aria dal naso, quindi creo un sottovuoto della maschera, riemergo, espiro un quarto di aria fuori, inspiro un quarto dentro, espiro, inspiro e continuo il mio flusso normale, regolare, respiratorio. Nel momento della riemersione, se noi iniziamo a buttare aria, che succede? Abbassiamo il livello della pressione parziale di ossigeno. Quindi, se noi abbiamo fatto un tuffo tirato per un X motivo, per un pesce che si è intanato, per un problema, per un qualsiasi problema che abbiamo incontrato, il messaggio che voglio inviarvi è quello semplicemente di una gestione respiratoria perfetta. È importante memorizzarlo qui, nella vostra testa, perché è quella che ci dà la vita, è quello che ci fa restare in sintonia con il mare. Se non c'è questa, ragazzi, purtroppo non possiamo accedere nel nostro mare. Quindi siate ben focalizzati sulla gestione respiratoria, senza tralasciare chiaramente tutti gli altri aspetti. Però imparate bene a percepire il vostro corpo. Mi rendo conto che in anno la plastica sta iniziando veramente a saturare i nostri mari. Quindi invito tutti gli appassionati del mondo acquatico e chiaramente non solo, quello di fare un piccolo gesto d'amore per il mare, cioè quello di raccogliere questa maledettissima plastica che troviamo e che ci invade la nostra terra, sperando che qualcosa possa cambiare in futuro. Ciao ragazzi!